Il patto di pacificazione offerto da Casini al governo si traduce subito in atti concreti. Il percorso parlamentare della maggioranza per i prossimi giorni viene sminato. Lo ha deciso una conferenza dei capigruppo della Camera presieduta da Fini, che stamane ha incontrato proprio il leader UDC. La mozione di sfiducia a Bondi slitta a fine mese, quella sul pluralismo dell'informazione RAI a febbraio, mese nel quale sarà affrontato in aula anche il tema del testamento biologico. Il dialogo tra maggioranza e terzo polo coinvolge Lombardo, ricevuto stamane da Berlusconi a Palazzo Chigi, e si estende al federalismo, sul quale in queste ore è in corso un confronto serrato tra centristi e Lega. La virata verso il governo, sia pur restando all'opposizione, precisa Casini, raffredda non poco i rapporti tra l'UDC e il PD. Noi abbiamo atteso a lungo di capire se Bersani vuol fare una scommessa sul centro, costruendo una sinistra riformista che rompe con la sinistra antagonista, cioè con Vendola, con i giustizialisti, con Di Pietro e così via, oppure no. È Bersani che ancora non ha scelto e sembra quasi che non sia capace di scegliere. Casini fa un ragionamento politico poco chiaro, fa della non scelta la sua linea politica, cerca dei pretesti per sostenere questa posizione, una posizione che può servire al suo partito ma non serve al Paese.